le bugie si devono dire. Hanno le gambe corte. No, gambe corte. Chi ha inventato le gambe corte? Perché? Bugie hanno le gambe corte. La canzone di Pinocchio, però. No, vabbè, no. Palla scoperta, il podcast di cui non sapevi di avere bisogno. Ospiti, giochi e confronti sui temi più disparati e imprevedibili. Con Armando D'Ambrosio, Andrea Iannone e Andrea Picariello. Torniamo nei Palla Scoperta Studios per una nuova puntata di Palla Scoperta. Benvenuti a tutti i nostri ospiti e conduttori. Andrea Iannone. Ciao a tutti. Armando D'Ambrosio. In effetti facciamo un applauso comunque a tutti quanti, perché dai, ce lo meritiamo, siamo molto umili. Ospiti di oggi, veramente andiamo a proprio sviscerare il calcio dilettantistico salernitano, campano, insomma. Oggi veramente una puntata molto molto attesa. Giovanni e Antonio Fiorillo. I Fiorillos. Buonasera. Buonasera. I Fiorillini. Questa è la coppia che ci invidiano tutti comunque, eh. Partiamo subito con la prima rubrica di Palla Scoperta, che sarebbe l'open mic. In pratica, il microfono è aperto, voi siete i protagonisti e voi vi presentate. Chi siete? Anche uno per volta. Da dove venite? Cosa fate? Insomma, carta d'identità. Dove andate? Qual è il vostro obiettivo nella vita? Prego. Inizio io. Allora, piacere, sono Antonio Fiorillo, vengo da Battipaglia, e ho 31 anni e lavoro. Gruppo sanguigno? Zero positivo. Perfetto. È mio? Mamma. Dobbiamo vedere. Vai, presentati tu. Fiorillo Giovanni, nato a Battipaglia, l'età non lo dico, è un piacere stare con voi questa sera. Boh, l'età 32, 33? 24. Ah, perfetto. Precisiamo che Giovanni è il padre, Antonio è il figlio, perché esatto, non si nota. Esatto, potrebbe essere frainteso. No, io penso non possono coesistere Fiorillo giocatore e Fiorillo allenatore. Ma perché appunto, come diceva Andrea, è una vecchia volpe di queste categorie, quindi... Anche se il calcio è cambiato. Non ci sono più le magagne di una volta. Ci sono ancora. Ci sono ancora. Solo per pochi. Che differenza c'è dal calcio che hai visto tu a quello di oggi? È cambiato tantissime cose, sono cambiate. Gli allenatori di oggi, secondo me... fanno i scienziati, proprio detto, proprio terra a terra. Il calcio è semplice, se no si inventano cose. Io ho sentito braccetto a destra, piede invertito, binario, ma che? La fanno troppo grande, la fanno. Cioè il classico terzino destro è braccetto. E che sa, ma dove meccanica? Oh no, per dire, ho fatto delle battute pure. Binario sarebbe l'ala destra, no? Binario. No, questo non la conoscevo, il binario. No, così è. Il modulo, quanti moduli esistono? Uno, due? Ce ne sono, vabbè, classico... Il tuo qual è il tuo classico modulo preferito? Il mio proprio, senza fare battute, a me il 4-4-2 è proprio il classico proprio. Vai, alla del Nerio. Come no. Ferguson. No, ma 4, 3, 3, 5, 4, 3, tutto che si casino. I calciatori non capiscono niente. E invece come lo vedi Fiorillo Junior con questo calcio? Anzi, Antonio Fiorillo ai tempi tuoi. Non giocavo sicuramente. È vero. Ma perché prima gli under non esistevano. Cioè, se eri bravo, giocavi. Qualsiasi età. Anzi, giovane, diciottenne di una volta... stava nello spogliatoio, stava zitto, invece mo si sono cambiati gli under, è cambiato proprio gli under, perché devono giocare per forza, e gli over si stanno zitti e gli under la comandano. Ma hanno più voce in capitolo, sì, perché è obbligatorio. A parte che nei tempi tuoi non c'era nemmeno l'eccellenza, non esisteva. No, l'eccellenza è uscita dal 93, ricordo bene. Prima c'era la promozione, fino al 92 promozione e Serie D interregionale. Poi dal 93 è uscita l'eccellenza. Hanno complicato un pochino le cose. È un altro come adesso che la C2 non c'è più, dalla Serie D alla Lega Pro. C'è un abisso proprio di categoria, perché dalla Serie D e la Lega Pro è la differenza enorme. Abissale. Beh, diciamo assai, che sono cambiate anche un po' proprio le generazioni. Prima si parlava del fatto che adesso gli under se la comandano, perché sono cambiate anche proprio le generazioni, cioè è cambiata anche un po' in un certo senso anche la strada, perché se così vogliamo dire, il calcio, specialmente quello di provincia, è sempre un po' lo specchio di quello che succede poi. Sì, appunto, sì, esatto, ma perché proprio è cambiato proprio il calcio generazionale, proprio dalla Serie A si parla, quindi sì, poi automaticamente scendendo in categorie inferiori
si nota il stesso, cioè lo stesso, le stesse problematiche, diciamo. Allora, il livello è sceso dalla Serie A fino ai settori giovanili, perché la Serie A, mi ricordo ai tempi miei, l'Avellino, giocatori che adesso andavano a giocare in nazionale, un Tacconi giocava con l'Avellino, un Favero, un Vignola, non so se ricordate questi mai giocatori. Mai visti però di nome, sì. Lo so, perché siete, però sono giocatori che veramente poi hanno fatto la storia. Vabbè, sono tempi diversi. Poi, non esistono più Giovanni Fiorillo di una volta, comunque. Non ci sono più. Ma a proposito di questo, domanda per Giovanni, perché Antonio è ancora in attività, quindi comunque non gliela facciamo. Però è ancora in attività Antonio? È ancora in attività Antonio? Attività motoria. Dopo ce lo faremo dire da lui. Si è divertito un po' quest'anno, dai. Carriera in campo, il giocatore più forte che hai avuto modo di affrontare, qual è stato? A livello dilettanti? Sì. Nostro battipagliese, che adesso si è trasferito ad Agropoli, Sandro Sciarappa. Ha fatto anche la Serie C di una volta. Sciarappa poteva giocare in Serie A proprio tranquillamente. L'unico. Avvicinati al microfono. Annuncio per Giovanni, avvicinati al microfono. Invece per Antonio, il calciatore più forte che hai incontrato? Tranne Iannone. Queste categorie. Oltre Iannone, Iannone non vale. Oltre Iannone, vabbè, per me Donatino Capozzoli, per me è proprio una categoria superiore. Santa Maria. Che poi con Sandrino ho giocato un anno insieme a quelli di Saviano, una bruttissima esperienza lì, che è proprio incredibile. Perché? Perché racconta. Mentre stavamo giocando arriva il carabiniere, il polizia, non si capisce niente. Uno carabiniere prima? No. Stava il presidente nostro sulla panchina. E l'hanno arrestato. E io ho pensato subito, e mo chi ci paga? Dal punto di vista proprio di episodi strani che sono successi, o comunque situazioni paradossali, ma ho visto l'arresto, però cosa si viveva negli spogliatoi? C'è prima, troppo poco tempo per raccontare tutto di Giovanni Frilo. Cose proprio allucinanti. Il primo pensiero è sempre quello giusto. Qual è il primo pensiero di quindi? Prima negli spogliatoi c'era abbastanza rispetto tra tutti. Gli under non esistevano, però c'era il 18enne che era over e c'era il 30enne che doveva portare il pane a casa. E c'era massimo rispetto. Adesso quello che non vedo è solo rispetto tra di loro, non vedo questo rispetto tra di loro. Ti ricordi un episodio, è stato un episodio di nonnismo, che è stato fatto a qualche ragazzino che ha tirato un po' fuori la testa dal sacco? A Prama Campania proprio, i miei 22 anni, e niente, all'andata fu una partita abbastanza dura, e mi minacciavano non venire a giocare al ritorno. Io sono andato a giocare perché comunque era uno che non si faceva intimorire, insomma. Prima della partita si sono avvicinati due tifosi, ma erano dirigenti, e ho preso due sbelle prima della partita. Ho giocato quella partita, ho fatto peggio dell'andata, fuori casa. A fine partita sono venuto vicino a darmi le... Mi ha detto i complimenti. Che complimenti, a fare i complimenti. Cioè, che se capita oggi, che non capiranno più queste cose, o non gioca il ragazzo, o non gioca, o se ne va, o queste. Quindi moriti, insomma. Forse cambia proprio il mordente sotto questo punto di vista. No, cioè, cattiveria proprio. Ma tu non vedi i bambini che giocano in strada, non si vedono più. Prima. I social. Su. A parte i social, giocavano dalla mattina alla sera. Questo è il calcio, ci ha cambiato secondo me. Invece parlando degli ultimi 2 anni, no? Due esperienze un pochino diametralmente opposte, no? Io, 2 anni a Solofra, primo anno finalissima playoff in promozione, e l'anno dopo una scommessa su alcuni giocatori che poi si sono riconfermati quest'anno, perché poi sono arrivati in secondo con un'altra squadra a Castel San Giorgio. E niente, l'anno scorso abbiamo fatto la finale playoff, era veramente siamo stati una sorpresa.
Però dopo non è stata una sorpresa, perché lo stesso gruppo quest'anno a Castel San Giorgio ha fatto 74 punti. Secondi hanno perso la semifinale playoff. Quest'anno, lo so, quest'anno noi, società, la grande società, grande presidente, uno staff incredibile, però quando si cambia troppo, tre allenatori abbiamo cambiato. E abbiamo, purtroppo, è così la verità, a dicembre abbiamo sbagliato a fare delle scelte, poi i risultati ci danno torto, purtroppo questo è stato il viale delle montagne russe del calcio. Il calcio non è si una scienza esatta, si piange. Che poi le ultime tre partite, di cui due partite in casa, l'ultimo a Faiane che è già matematicamente retrocesso, noi l'ultimo due partite in casa dovevamo fare un punto, abbiamo perso tutte e due, secondo diretto. E play-out col Sant'Antonio Abate, che era la squadra, diciamo, giovanissima, con veramente ragazzi 2004-2005, con due o tre ragazzi bravi che... Purtroppo il calcio, queste, avete visto l'immagine, sì, però secondo me era tutto scritto. Gian Antonio Fiorillo, testate a parte, che hai preso quest'anno in campo, fuori no. Solo in campo le hai prese, non hai prese anche fuori. Fortunatamente no, solo in campo. Solo in campo. Antonio Fiorillo, invece, gli ultimi due anni di Antonio Fiorillo come sono stati? A parte quest'anno, mi sento di dire qualcosina in più in campo e qualcosina in meno in infermeria. Salutiamo Paolo Ruggiero che ci sta seguendo sicuramente. Ciao Paolo. Dopo te lo mando, Paolo. Oh Paolo. Bella coppia. Dopo te lo mando, e stai tranquillo. No, posso dire una cosa su Paolo? Assolutamente. Grande Paolo. Paolo l'ho visto crescere, che col papà siamo stati insieme, lui era allenatore, io giocatore ancora con Carmine, e veniva da piccolino a casa, venne a Natale, lui era piccolissimo, aveva 4-5 anni, mia moglie, un bell'albero di Natale, che fece? Ma Paoletta era proprio pazza, prese una busta di giocattoli, e lo butto proprio sopra l'albero di Natale, scassavo l'albero proprio sano e sano. Ti ricordi Paoletto? Paolo, quando vuoi venire a saldare l'albero di Natale, noi ti aspettiamo. Quanto è stato, immagino già tanto, però determinante avere un padre comunque molto affermato nel bene e nel male, perché comunque può esserci anche una certa... Certo, allora Andrea, allora praticamente io devo fare solo i complimenti a mio padre, perché... tralasciando la sua esperienza calcistica, mi ha trasmesso dei valori importanti sia nella vita che nel calcio, ovviamente. Volevo scappare la lacrimuccia per giovane. E... momento emotivo. Ovviamente, ma rompo una lancia, ma anche per Andrea, perché Andrea e altri amici del gruppo 93 stavano sempre a casa nostra, figli acquisiti, insomma. Sì. Io andavo a dormire da Giovanni, mi svegliavo ogni mattina, non so perché si svegliava alle 8, veniva con un filo di tipo di albero e mi veniva a sfiorare per svegliarmi. E poi mi... Come era la frase, Andrea? Rorma tu cavaghi, me lo ripeteva. Una frase che mi diceva mio nonno, che giustamente appena sposato, io stavo con il nonno perché per non pagare l'affitto, giustamente. Dica la verità, mio nonno peggio era un grande, perché i nonni diceva dormo tu che vai qui, perché voleva che andava a lavorare, io andavo più tardi a lavorare, dicevo no, fammi dormire che è presto ancora, diceva dormo tu che vai qui, capito? Dormo tu che vai qui. Allora sta frase l'ha mandata. Io mi svegliavo a casa di Giovanni. Ma perché Andrea dormiva a casa mia per giorni, sì, pure settimane di seguito. L'urmo tu cavai i pupazzetti, Andrea. I pupazzetti. Ma... come hai detto tu, del bene e del male, perché tante volte chi non mi conosceva poteva pensare la pressione, insomma, di... no, nemmeno la pressione, poteva pensare che ovviamente avendo un personaggio tra virgolette sempre sui campi da calcio, allora potevi essere visto il male in un modo diverso, è raccomandato, insomma. Mi sono sempre fatto valere ovviamente sul campo, e poi come persona dove ho giocato mi sono sempre comportato egregiamente, almeno credo, sì. Anzi, quell'anno che stavi ad Acropoli, Serie D, ricordi? Sì. No. Serie D. Dalla Serie D, no, Battipagliese Serie D, che feci? Andai a giocare in promozione. Ah, sì. Certo, ma tu veramente non sei buono. Dalla D
in promozione al Rock Marocchese, ti ricordi? Sì, sì. Che poi, vabbè, lì fu un anno un po' particolare, però. Cioè, e chi teneva ragione? E chi teneva ragione? Che poi a dicembre tornò in D, andò ad Acropoli. No. Sì. No. L'anno lì in promozione, poi l'anno dopo inizia in Eccellenza e poi riandai in D l'anno dopo. Cioè, voi capite che sarà D? Come qualche danno aveva fatto qualche donna sposata. La promozione a Rocca, insieme a che non mi ha vinto il campionato. Tu sai, sei in promozione. Vabbè, la fuori. Ti è bruciato. L'anno che hai faticato a due, morì di nonna, e mi riscucciato. Comunque. Ah, io calcolando che ho sempre giocato sotto la casa, esatto. Quindi sì, ritornando indietro, forse qualche scelta diversa. Giovanni, invece sì, della scelta di andare all'Atletico Battipaglia di Antonio, che ne pensi? Era contrario anche all'inizio, anche dell'Atletico Battipaglia. No, ero contrario, no, perché ero contrario perché ho detto tu di più del calcio. A livello di smetti di giocare se vai in seconda categoria. Questa perché tu giustamente potevi, come io tuttora, è un di più che ancora faccio chilometri. Poteva guadagnare qualcosa in più di. Ma è sempre un di più. Poi fatto una scelta per fortuna di vita, sta lavorando e tutto, però ha preso anche un posto di lavoro tutto rispetto che salutiamo gli amici dell'Asis. Stanno rosicando secondo me 1 milione di cristiani. Salutiamo gli amici dell'Asis. Salutiamo gli amici dell'Asis. Salutiamo. Ciao Asis. Però se non prendeva suo posto l'Asis e faceva un altro tipo di lavoro. Vabbè sì, uno deve sempre poi combaciare entrambe le cose. Fortunatamente ho cercato non di smettere, tra virgolette, però di tranquillizzarmi un po' più mentalmente, di stare con i miei amici, di stare sotto casa, di divertirmi soprattutto. Tralasciando, c'è chi lo fa ancora, io apprezzo e ammiro perché chi ha un posto di lavoro e poi nonostante l'impegno lavorativo continua a giocare a livelli anche più alti e da apprezzare, però arriva ad un certo punto dove mentalmente hai proprio uno stress talmente forte che non ce la fai più poi a fare sacrifici, a smettere, cioè finire di lavorare, prendere subito, che ne so, un treno, una macchina, fare chilometri, no, stop. Io per esempio lavoravo in fabbrica, no? Facevo dei turni. Erano altri tempi. Altri tempi, però giustamente io guadagnavo, io stavo alla Dairy Block con Cincotti, cioè comunque guadagnava bene. Però io finivo alle 2. Io facevo spostare allenamento, facevo all'Eccellenza, ma tutto rispetto alla mia. Alle 3, io arrivo alle 3 al campo, facevo l'una e l'altra, cioè io H24 proprio. Vabbè, quindi pure la tua figlia a 21 anni. Ma il problema, mo ti spiego qual è, che Antonio nella giornata, poi non lo so, forse non si può dire, però Antonio nella giornata ci deve fare entrare il lavoro, calcio e la figa, e il tutto posto nella giornata. Tu come ci riuscivi per esempio a fare entrare tutto nella stessa giornata? Riposino pomeridiano, non dimenticare. Riposino pomeridiano importantissimo. E quello è cruciale. Infatti oggi già ero nervosissimo, che mi hai fatto malissimo, mi uscita ogni 3-2. Ricordiamo sono le 7. Ricordiamo il grande bomber tuo zio. A Italo. Italuccio, grande bomber, veramente non si prendeva. Italo? Calcisticamente parlando, io ci danno un altro cognome. Il cognome a casa, il cannone. Abbiamo vinto un torneo insieme. Io voglio sapere qualche aneddoto dello spogliatoio tuo. Allora, in giro, fatti della. Allora, in giro, quello storico. C'è una notizia che riguarda alcune galline. Ma spiegaci un po'. Ah, grande. Penultimo anno a Segasali di promozione. Viaggiavano con me di Battipaglia, facevano gli under, Carletto Lungo e Di Lascio Renato, erano tutti e due under. Allora mi fermo via Serroni Alti, là dove vendono le galline, là, e mi fermo a prendere due galline, perché? Prima di andare al campo. Prima di andare al campo. Mi fermò. Eh? Due galline. C'è Renato e Carlo e Carlo che sono testimoni alla grande.
E Carlo disse: ma che devi fare queste galline? Non ti preoccupare. Allora andammo al campo, due galline là in da gabbiotto. Paghiamo pure la gabbiotto, certo, sono daci mettersi i galline. Mentre fanno allenamento, iniziamo a fare gli allenamenti. Io vado, dico, vado un attimo al bagno, prendo le due galline e le lancio nello spogliatoio, senza che nessuno ma che mi ha visto. Fine allenamento, galline in due spogliatoio. Non vedi che ne ha combinato che le galline, perché ha paura, la cosa. Insomma, sicuramente non hanno fatto le uova, disastro, diciamo così. Disastro, diciamo così, non disastro. Hanno lasciato uova. Perché a che le galline, incredibile. Ma dove sono arrivate queste galline? Dopo, boh. Ma stavamo morendo proprio. La sfortuna tua di quei tempi è che non c'erano purtroppo social, video. Ma no, ci sono ricordi. No, guadagnavi i soldi in coppa TikTok, sicuro. Ma anche le shitstorm degli animalisti, sicuro, quelle non le avrebbe tolte. Sì, anche secondo me. No, però è tutto fatto abbastanza bene. Prese, trasportino, poi... Dato che aneddoti di spogliatoio è meglio che il resto nello spogliatoio, i tuoi, che li conosciamo. No, i miei sì. Un aneddoto che abbiamo fatto insieme, ma tu in prima persona, all'aeroporto, con una persona abbastanza sì. importante. Raccontaci. Volevo raccontare. Sì. Che poteva essere un po' la porta d'accesso al mondo dello spettacolo. Hai capito? Stiamo rimpiangendo quel momento. Mi ricordo bene. Potevamo diventare famosi. Vai, racconta un po'. Praticamente eravamo in aeroporto e io e il mio amico Andrea dovevamo partire per Palma di Mallorca. Praticamente, aspettando l'orario per partire, Andrea andò in bagno, mi sembra. Comunque io rimasi da solo in quel momento. E vidi un personaggio famoso. È presente quando poi incontri qualcuno che dici ma è lui, non è lui. Comunque è impossibile che in quel momento si vedi una persona famosa, però è impossibile non riconoscerlo. Era Cristiano Malgioglio. Ovviamente salutiamo Cristiano. Di Cristiano e Antonio insieme. Saluto papà. Ciao baby. E che è successo alla fine? Cioè tu hai visto e comunque Malgioglio? No, io vabbè, ovviamente gli chiesi una fotografia. Veramente gentilissimo, facemmo la foto, Andrea in tutto ciò non c'era. E poi ovviamente mi chiese un po' cosa facevo lì da solo, che, di cosa mi occupavo, io gli spiegai che giocavo a calcio e comunque lui all'epoca era, mi sembra, da Chiambretti Night faceva l'ospite d'onore, si dice così. Comunque praticamente mi chiese ovviamente cosa facevo e... Volle il mio numero, forse per, non lo so, inserirmi da qualche parte. Ma sfortuna volle che io il primo giorno che poi atterrammo a Palma di Mallorca persi il telefono. Però poi mandai il numero ai ragazzi lì qui a Battipaglia e ritornando poi lo richiamammo. E veramente era lui, poi... Voglio dire soltanto una cosa. Cioè, Maggiore. Preso... La storia d'amore. No. Scusa, è al telefono quando poi le richiamato che cosa si ricordava? No, poi sì, io gli spiegai che ci eravamo incontrati all'aeroporto e lui disse che si ricordava, però poi potevo cogliere l'occasione per... Che non si è concretizzata. Lo invitò a cena. Non si è concretizzata perché poi, tra virgolette, ho avuto un po' di... No, timore, però... Potevi dare il mio numero. Archivata questa parte diciamo conoscitiva, ma in realtà potremmo andare avanti per ore e ore e ore. Partiamo con un'altra rubrica che faremo oggi con voi, partorita da un grande artista dell'autorialità televisiva che è Andrea Iannone. Bravo! Anni di studio. Un lavoro istancato. Rispondi al telefono. Sì. A questo punto io passo direttamente la palla a chi ha ideato questa rubrica. Al giudice d'onore. Allora, rispondi al telefono. La risposta avete capito, cioè io lui. Andrea è un ubriacone. Vai. Non fumo, però bevo alcol. Ti droga, vai. Chi è il più propenso a perdere le cose? Lui. Io. Chi è il più tecnico a livello calcistico? Lui, sì. Chi è il più falloso? Io. Lui. Chi è il più permaloso? Lui. Io. Chi è il più tirchio? Lui. Chi è il più bravo a guidare? Lui. Chi è il più colto? Io. Chi è più amante dei social? Io. Chi è più uomo spogliatoio? Io. Allora, lui. Chi si guarda più allo specchio? Io. Chi è più bugiardo? Lui.
possiamo ricordare come un attimo una parentesi memorizzato sul telefono di Antonio. Una parentesi, posso far vedere? Ma, assolutamente sì. Ecco qua come ho memorizzato mio padre. Lo vediamo live. Ok, in quella telecamera, in quella, in quella, in quella, perfetto. Oscuriamo il numero. Lo leggo Pinocchio. Chissà perché. Un nome. Vai Andrea, continuo. Chi è il più propenso a imbrogliare? Lui. Chi è più probabile che sia il comico della famiglia? Io. Lui. Chi andava meglio a scuola? Io. Chi regge meglio l'alcol? Io. No, papà non beve. Allora, se potessi scambiare la tua vita con quello della... Aspetta. Se potessi scambiare la tua vita con quella dell'altro per un giorno, lo faresti? Sì. Sì. Chi ha fatto più gol? Io. Lui. Chi ha vinto di più? Io. Tu. Che sei tosta, eh? Chi lavora di più? Io. Ragazzi, questo si bisogna sfatare questo tabù, però. Adesso devo difenderlo. Perché veramente... Perché questa domanda me la fanno tutti? Ho lavorato sempre col cervello. Ti sei creato questo personaggio? Però ho fatto però lavoro... No, ma io intendevo Antonio, cioè era per Antonio che... Che sono Antonio? Sì. Allora, dopo la risposta di Pinocchio, tutte le risposte hanno perso di valore. Sì, ma Pinocchio, ragazzi, io vorrei farvi vivere le mie giornate. L'ultima, allora, dovete dire un pregio e un difetto dell'altro. Antonio, inizia con un pregio e un difetto di Giovanni. Appunto, un difetto secondo me perché... Ma non è che è bugiardo, è proprio a fin di bene anche. Cioè, dice cose bugie e bubbianche, esatto. Le bugie si devono dire. Hanno perché le gambe corte. No, gambe corte. Chi ha inventato le gambe corte? Perché? Bugie hanno le gambe corte. Di Pinocchio, però. Come fa? No, vabbè, no. Le bugie, senza le bugie non si va avanti. È un pregio... Ma è sempre bugie in senso buono, cioè sempre in bene. Pregio, sì, per me è un grande, la verità. È buono, ce ne sarebbero tante, la verità. Gio, un pregio e un difetto di buono. Antonio? Difetto di Antonio, a volte è testardo. Ok, ci sta. È un pregio? Pregio... È figlio a te. Da trovare il pregio. Non lo so. Dico, non ha... Ma come non lo so? No. Sono tanti. E voglio. Però mi ricollegare alla domanda di prima, qua, là sullo scambio di vita, perché entrambi avete risposto di sì. Però sì. A questo punto mi verrebbe da dire perché e anche cosa prendereste poi dalla vita dell'altro. Guarda, allora io è sempre stato forse il mio sogno vivere un giorno nella testa di mio padre, perché veramente Andrea è la persona che lo conosce di più, ma io non so come fa. Cioè, veramente è assurdo. Dote di natura. Non, è da studiare, Giovanni. La classica come si chiama laurea da strada. Come si Giovanni Ferillo, il cervello di Giovanni è da studiare, secondo me. No, cioè, per vero, quello che gli gira. Andrebbe analizzato. Quando sarà, poi... Faremo un'autopsia. Giovanni, importante. Invece tu cosa prenderesti dalla vita di Antonio? A parte invertite. Vedi Antonio... La patata non vale. No, no, non posso rispondere. fa bene, però voglio diventare nonno. Il rischio quasi tutti i giorni, non ti preoccupare, stai tranquillo. Questa qua è una rubrica che Antonio temeva molto, perché Ruta Scoperta, diciamo, è un po' una... Stavo leggendo le risposte. È un po' una roulette russa, no? Sono domande più comode e domande più scomode, perché sono 24 slot. Ascolto, va. Allora, 24 slot. Girate uno per volta tre volte. Chiaramente ogni 24 slot corrisponde a una domanda, che può essere comoda o scomoda. Dovete rispondere a tutte e tre, chiaramente il nostro invito, però avete un pass a testa, cioè se una domanda è particolarmente scomoda non volete rispondere, dire passo, però ricordatevi che ne avete uno solo, quindi se lo bruciate potreste poi trovare... Ma la scoperta si dice solo la verità, esatto. Non si accettano le bugie. Vai, gira Antonio. Chiaramente noi vi invitiamo a non usare il pass, perché sennò era inizia Antonio, vai. Però partiamo, parte Giovanni, partendo Antonio, sì. Vado. Vai. Vediamo un po'. 12. 12. La 12. Fantastici 4. Quale superpotere vorresti avere? Questa qua, comoda. Ah no, sì, vorrei volare. Come mai?
Perché mi piacerebbe guardare le persone dall'alto e tipo andare in posti diversi in poco tempo. C'è una certa profondità, insomma. In realtà vorrebbe spiare la gente che si cambia di nascosto. Perché sempre pensieri così? Alla finestra, al quinto piano. Sconci. Tocca a Giovanni. Anche. Vai. Vai. 24 direttamente. Giugno, San Giovanni. Anti body shaming, la parte del corpo che ti piace di più. Chiaramente di te. Ripeti. Anti body shaming, la parte del tuo corpo che ti piace di più. Le spalle. Come mai? Perché sono larghe, anche della vita, sono spalle larghe. Anche questa è la parte della vita. Molto profonda. Però si è preoccupato appena ha sentito com'è body shaming. Antonio, vai. Ma shaming a chi? 2. Ok, cash or crash? Hai mai fatto sesso a pagamento? A pagamento che io ho pagato. Entrambe, pagato essere pagato per, cioè, per è stato uno scambio di soldi mentre per un rapporto sessuale. Non vogliamo sapere se a favore. Ah, ok, o... sì, certo. Oh, sì, okay. Certo. Vogliamo dire anche a quali parti o preferisci di no? No, mi astengo perché c'è papà. Ti astiene? Okay. No, in Spagna, sicuro. Che anche Andrea sicuramente lui mi ha portato. Però bypassiamo se hai pagato, se è stato pagato. Sì, sì, lasciamo stare. Questo qua non vale come pass perché insomma è una cosa ulteriore. Ho risposto. Ma Giovanni asseriva al fatto che Andrea uno ha pagato l'altro, fatemi capire. Vai. Quindi Andrea potrebbe essere l'altro. Testimone di questa cosa. Però vabbè, non lo mettiamo in difficoltà. Vai, gira, temiamo querele. Vai Giovanni. Quattro. Momento Telegram, hai mai inviato dei nudes? I nudes sarebbero la foto un po' più provocante, insomma, nelle chat. No, assolutamente no. Vabbè. Beh, l'ultima di Antonio. Va bene così. Vado io. Vai. Tanto sappiamo che è solo la verità. Esatto. 18. Maggiore età, appunto, vietato ai minori di 18 anni. Come ti descriveresti a letto? Bella domanda. No. No, mi do un bel voto, la verità. Sì, sono bravo, secondo me. Da 1 a 10? 8. 8 è un voto abbastanza alto. Io approfondirei come più passionale. Cioè, esatto, di caratteristiche. Sì, sono, guarda, secondo me si deve sempre alternare la doppia fase, sia nell'essere passionale che essere un po' più aggressivo. Quindi so alternare entrambe le situazioni. Facciamo un applauso. Ti è piaciuto, papà? Fatto il riposo. 5 lo fai? Anche. 8 ecco anche dopo le tavernelle, i vari infortuni di... Ma si dice che si prende sempre qualcosa dal padre, quindi penso che... No comment. Andò una domanda, ma il voto resta invariato anche dopo le tavernelle? O si alza o si abbassa? No, dipende di come sto dopo, post tavernelle. Siamo 4 meno. Sempre meno. È macinese. Mamma mia. Messaggio sociale contro l'alcol. Non bevete, ragazzi. Drogatevi. Direttamente. No, non bevete se poi c'è un posto alle tavernelle. Perché sennò poi. È Giovanni, ultima di Giovanni. Ma ci cavate. 18 anche questo caso. Devi rispondere a questa. Come ti descriveresti a letto? A 6. 18. Da 1 a 10, come sei a letto? 10. Mentre invece di caratteristiche. Con le scarpe chiodate, seta. E calzettoni alti. E gomito alto. Caratteristiche. Caratteristiche a letto. Vabbè, no. Va benissimo, facciamo un applauso ai nostri ospiti per essere sottoposti a questo evento. Tra l'altro senza pass praticamente, quindi ci è piaciuto il fatto che si sono rivelati. Sinceri, sono stati fortunati, dai. Esatto. Andò, vuoi fare un bonus? Non vuoi scegliere un numero così? 10. Allora ci rispondi a quale titolo di film definiresti la tua vita? Con quale titolo? Via col vento. Non guardo film. Via col vento. Via col vento. Via col vento.
Non lo so, Andrea, la verità, metti un po' in difficoltà. Dottor House. Forse... Una settimana d'addio. Giovanni, scegli un nome, un numero pure tu. Il mio numero preferito è il 6. Vai col 6. Sotto sopra. Qual è la prima cosa che faresti se ti svegliassi di sesso opposto? Giovanna. Sì, donna, domani mi faccio i soldi sicuro a palate. Con OnlyFans, OnlyFans. Oh, siamo giunti alla chiusura di questa puntata di Palla Scoperta. Ringraziamo, come sempre, Andrea Iannone, anche per il lavoro autoriale che ha fatto di questa puntata. Armando D'Ambrosio, patrono dell'Atletico Battipaglia. Insomma, tutto quanto. Grazie ai nostri ospiti, Giovanni e Antonio Fiorillo. Grazie a voi. Contro e scontro padre e figlio. Grazie a voi e grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata di Palla Scoperta. Ciao. Ciao.